Se io rivelo le radici o i rami in questo mondo, le radici dei rami in questo mondo, puoi aiutarmi? Se tu scopri le radici dei rami nel nostro mondo, le spirituali radici, tu le stai scoprendo, diciamo che io le ho scoperte, puoi aiutarmi in questo mondo in qualche modo? Sì, certo, naturalmente. Perché? Come? Perché tu conosci il comportamento giusto nelle radici, quindi nel nostro mondo vedi quello che accade. Tu hai informazione riguardo le radici e le rami. Tu vedi la provvidenza superiore in ogni dettaglio in questo mondo. La domanda è in che misura tu puoi interferire con questo, intervenire, in che misura tu sei libero di intervenire. Se io non posso, come cosa mi può aiutare qui? Ne vale la pena? Ti aiuta questo, perché fai correzioni in questo. Per fare correzioni non è che tu intervieni in questo mondo, tu intervieni nel mondo superiore. È qualcosa di diverso. È il lavoro che fanno i cabalisti. Perché loro raggiungono questo? Allo scopo di unirsi al creatore, al mondo superiore, a Tzilut, per unirsi. Unire il loro corretto desiderio, poi nel mondo superiore hai più luce di cocco, ma questo influenza favorevolmente le anime inferiori per elevarle alla correzione. E non in questo mondo tu determini le cose, io so che accade là, ascoltami e fai questo e questo. Vuoi dire questo? No, ma forse il fatto che io conosco come funzionano le cose al di sopra mi aiuta a trattarle meglio. No, niente ti aiuta in questo mondo, non ti aiuta in nessun modo. Tu non puoi, tu non devi fare niente, solo insegnare come raggiungere quello, come l'hai raggiunto. Allora qual è il beneficio? Io sono qua adesso, come mi aiuta allora? Non mi dispiace, non vendere la saggezza della Kabbalah agli egoisti. Io te l'ho detto, non funziona per te. Ognuno è egoista, io voglio capire. Tu provi a vendere questa la saggezza così che le persone saranno felici in questo mondo? Il cliente ha sempre ragione, quindi il cliente è in un certo stato, quello che gli interessa è quello che accade qua. Io posso rivelare il mondo, allora è il mondo superiore, lui mi dice cosa, come puoi aiutare. Nella situazione in cui tu sei niente ti aiuta, ma quando tu inizi a innalzare il mondo superiore ti aiuterà. Mi aiuterà in questo mondo o là? Tu sarai già sopra questo mondo già. E stiamo parlando un linguaggio differente adesso. Noi due. Vedi Gershon? Voi non... O non mi capite o non capisco cosa succede. Se io sono in questo mondo vuol dire che io raggiungo quello che capisco, quello che percepisco, quello che accade in questo mondo. Ok. E quindi sapete, smettete di relazionarvi a cose in cui siete in modo diverso, come se foste in un mondo superiore. Cosa vuol dire? Con amore. Voi mi dite che mi aiuterà a cambiare la mia vita in meglio. Perché mi dici che io devo amare altre persone? Io l'ho sentito già prima da qualche altra parte. Cosa potete portare alle persone in questo mondo? Che loro rimarranno egoisti? E io ti dico niente. Perché se tu vuoi aiutare loro, aiutali ad ascendere. E nello stadio in cui loro sono, loro non possono fare nessun beneficio a loro stessi o agli altri, non c'è beneficio per loro. La saggezza della Kabbalah non è intesa per fare bene alle persone nell'ego che hanno in questo mondo, senza purificarlo, senza purificarlo. Quindi loro hanno un masak, è un più grande raggiungimento, così che sapranno come
preparare se stessi verso gli altri, come essere più veloci, più vicini. Tu vuoi trasformare la saggezza del Kabbalah in qualche sorta di rimedio, conoscere come vincere lotteria gambling. Io so che nel mondo superiore abbiamo questa connessione. Così io so come fare questo, giusto? Come gli NFC dici, tu devi sposare questa donna. Perché? Perché sopra in questo mondo superiore c'è già una connessione tra di voi. È questo che vuoi dire che funziona? Come pensi che può essere fatto questo? Solo a scendere, arrampicarsi. Non c'è possibilità per migliorare la tua situazione qua. È scritto che il creatore, bah, no, no. In accordo a quello che impariamo riguardo la luce e i vasi, come può un vaso che non ha purificato se stesso può arrivare più vicino al creatore e essere compensato di essere uno stato migliore? Cosa vuol dire arrivare più veloce al creatore, essere più veloce a dare, diminuire l'ego e dare invece di ricevere? Questa è tutta la saggezza della Kabbalah.